Prima uscita pubblica collettiva per il governo, nato appena ieri in occasione delle celebrazioni per il 2 giugno, è la festa di tutti noi, tenete duro, stiamo passando dalle parole ai fatti, assicura il Presidente del Consiglio Conte. Il Paese è coeso, il messaggio del Presidente Mattarella. I ministri sono già impegnati sul campo, sul fronte migranti. Salvini dice di volere migliorare gli accordi con i paesi da cui arrivano migliaia di disperati. Per il bene nostro e loro, spiega il neo ministro degli interni che annuncia, domani sarò in Sicilia. Al lavoro anche Di Maio su occupazione e reddito di cittadinanza, priorità nella sua agenda. Dell'Italia torna a parlare il Presidente della Commissione Europea. Da Juncker l'invito a non impartire lezioni all'Italia e a non calpestarne la dignità, con un chiaro riferimento alle critiche espresse da Berlino. Bruxelles è pronta a lavorare con Roma, aggiunge Juncker. Per la Spagna si apre una nuova stagione politica. Pedro Sánchez è diventato oggi il nuovo premier di Madrid dopo la sfiducia a Mariano Rajoy. Sánchez parla di pagina nuova nella storia e promette di guidare il paese cercando il consenso e rassicurando sul rispetto degli impegni con l'Europa, ma praticamente non ha una vera maggioranza. Trump ci ripensa e conferma il summit del 12 giugno a Singapore con Kim Jong-un. Spero un giorno di poter togliere le sanzioni a Pyongyang, annuncia il presidente degli Stati Uniti ribadendo il percorso di denuclearizzazione della penisola coreana. Washington starebbe lavorando anche ad un vertice con il leader russo Putin. Prima sconfitta per la nazionale di calcio targata Roberto Mancini. Gli azzurri hanno perso a Nizza contro la Francia per 3-1. Per ora ci sono troppe differenze tra le due squadre, ma se continuiamo così tra un anno potremo essere molto vicini a loro, ha commentato a fine partita il commissario tecnico. Lunedì a Torino, altra amichevole contro l'Olanda. Buongiorno, benvenuti al Telegiornale della 7. Innanzitutto buona festa della Repubblica. Allora cominciamo proprio da qui, da questo 72esimo anniversario che oggi ha coinciso con l'insediamento del nuovo governo. Dunque tutti quanti, dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte fino ai ministri di questo nuovo esecutivo, Di Maio e Salvini, si sono recati questa mattina ad osservare e a partecipare alla festa della Repubblica, alla tradizionale parata del 2 giugno. Tutti quanti hanno osservato, anche hanno alzato gli occhi verso il cielo per osservare il grande spettacolo delle frecce e tricolori. Il capo dello Stato Sergio Mattarella inoltre ha deposto una corona di fiori al milite ignoto, ha evocato dei valori a lui carissimi come quello dell'uguaglianza, della solidarietà e del rispetto tra le persone, tra i popoli, il rispetto dei diritti umani, valori, ha detto, su cui si fonda la nostra società e su cui si poggia anche l'intero progetto europeo. Dunque tutto questo è avvenuto questa mattina, tra poco vedremo le immagini del nostro servizio. Il governo si prepara domani, già da lunedì prossimo, a essere nelle sue piene funzioni con innanzituto i vice premier Di Maio e Salvini, che ricoprono anche delle cariche così importanti come sappiamo, quella del lavoro e quella dell'interno. Però adesso noi vogliamo innanzitutto cominciare con le immagini di questa parata odierna e con la commozione che si vedeva chiaramente negli occhi del neo premier. Sono emozionato, certo. È una festa bella, importante per tutta l'Italia. È la festa della Repubblica del debutto, primo impegno pubblico con piccolo bagno di folla per il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Governo giallo-verde, a meno di 24 ore dal giuramento al Quirinale. Tenete duro, ora passiamo dalle parole ai fatti. Non siamo un paese di corrotti, dice Conte, salutando il pubblico dei fori imperiali che percorre a piedi, dopo l'omaggio all'altare della patria accanto al capo dello Stato Sergio Mattarella. Il paese è coeso e affidabile, scrive nel suo messaggio al Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, il Presidente della Repubblica. La tribuna autorità per assistere alla rassegna delle forze armate, ridisegnata in fretta e furia dal cerimoniale, consegna la fotografia del nuovo esecutivo, pur con qualche defezione, immortala l'avvicendamento nei palazzi.
Beppe Grillo osserva dalla terrazza dell'Hotel Forum, sua base romana, ecco, poco lontana. Neoministri emozionati e disponibili per selfie e microfoni, su tutti i due azionisti forti del governo, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il Movimento 5 Stelle è stato la prima forza politica del Sud in assoluto, con oltre il 50%, e è stato prima forza politica in tante regioni del Nord. La Lega è stata prima forza politica al Nord, quindi significa che abbiamo anche in qualche modo unito non l'Italia, ma le istanze degli italiani. E se lavoreremo bene, io dal Ministero del Lavoro e gli altri ministeri e gli altri ministri sui loro dossier, secondo me potremmo sempre più ricucire il Paese soddisfando le esigenze delle persone. Siamo eleganti, sorridenti, democratici, tranquilli. Nelle prossime ore sentirò i ministri degli interni di diversi paesi europei con cui collaborare. Non litigare. La sfilata di militari, forze di polizia, servizi e protezione civile si chiude con un tricolore di 400 metri quadrati che scende dal cielo con due paracadutisti, le tradizionali evoluzioni delle frecce tricolori e l'omaggio al capo dello Stato, a lungo applaudito mentre lascia i fori sulla lancia flaminia storica scortato dai corazzieri a cavallo. Ecco qui, dunque a questo punto bisogna cominciare a lavorare già da lunedì prossimo. Naturalmente tutti gli occhi sono puntati su questo nuovo esecutivo creato con 18 ministeri e sappiamo, e c'è anche naturalmente un sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ma soprattutto si guarda a quella che è già stata definita una diarchia, quella di Di Maio e Salvini, che ricoprono due incarichi davvero molto importanti che costituiscono forse le sfide principali di questa legislatura, ovvero il lavoro e il Ministero dell'Interno, che naturalmente sappiamo significa immigrazione. Convergenze parallele. La frase è da Prima Repubblica, ma come in un remake cinematografico potrebbe essere lo slogan dell'inizio del governo Conte, la cui nascita è stata la più sofferta della storia del nostro paese, ma che apre ufficialmente la Terza Repubblica. Luigi Di Maio e Matteo Salvini, nel loro primo giorno di lavoro da ministri, riaffermano il loro mantra da campagna elettorale, reddito di cittadinanza e stretta sull'immigrazione, che saranno la doppia stella polare del nuovo esecutivo. Se non abbiamo unito l'Italia dal punto di vista geografico, sicuramente lo abbiamo fatto dal punto di vista delle istanze sociali, commenta Di Maio all'arrivo alla parata del 2 giugno. Questo è l'ufficio del Ministro dello Sviluppo Economico. Io cercherò di stare sia qui che al Ministero del Lavoro, che sono uno di fronte all'altro. Il capo politico dei 5 Stelle è entrato pochi minuti fa nel suo super ministero che accorpa attività produttive e lavoro, mentre Matteo Salvini lo ha fatto ieri sera per mettere da subito le mani sul dossier immigrazione. Domani il neo ministro dell'Interno sarà in Sicilia, frontiera d'Italia ed Europa degli sbarchi. Nelle prossime ore sentirò i ministri degli interni di diversi paesi europei con cui collaborare e non litigare, dice Salvini. Ci sono poi gli altri dicasteri con le facce nuove e meno nuove che compongono la squadra di governo, accompagnati dalle prime polemiche. Lorenzo Fontana, ministro della famiglia e della disabilità. La famiglia sia quella naturale, dove un bambino deve avere una mamma e un papà, dice dalle colonne del Corriere della Sera, scatenando le reazioni del centrosinistra e delle associazioni LGBT. Polemiche che toccano anche Elisabetta Trenta alla guida della difesa, nel suo caso con un presunto conflitto di interesse come moglie di un capitano dell'esercito con mansioni anche nell'acquisto di armamenti. E poi il tema vaccini, con la neo ministra della salute Giulia Grillo, che vorrebbe fare un passo indietro sull'azione coercitiva della sua predecessora Lorenzin. Poi ci sono i dossier non programmatici, dall'Ilva all'Italia, partite aperte contenute in un fascicolo che il premier uscente Paolo Gentiloni ha consegnato al suo successore a margine del passaggio della campanella. Intricata matassa dei conti pubblici e delle relazioni internazionali saranno i veri scogli per il premier Giuseppe Conte, che assieme al ministro dell'economia Giovanni Tria e a quello degli esteri Moavero Milanesi presenzieranno al G7 in programma il prossimo fine settimana in Canada. Oggi per i 5 Stelle la giornata di festa culminerà stasera alla Bocca della Verità, nella manifestazione promossa da Di Maio per l'impeachment contro Mattarella, con il bagno di folla trasformato da protesta a tripudio per i pentastellati al governo, con il garante Beppe Grillo special guest. Ecco, proprio pochi istanti fa su Facebook, in un video, Luigi Di Maio ha parlato, ha lanciato alcune priorità per il ministero che guida.
lavoro e sviluppo. In primo impegno riguarda, ha detto, la famosa quota 100 nelle pensioni per modificare la legge Fornero. Quanto al lavoro, il vice premier ha detto che il Job Act va rivisto, c'è troppa precarietà. Tra le iniziative da affrontare subito ci sono il via allo spesometro, al redditometro, alle spese di settore. Di Maio ha annunciato anche novità nelle politiche industriali con investimenti nell'auto elettrica. E di pari passo anche Matteo Salvini ha parlato, ha detto: Fontana è libero di avere le sue idee, ma non sono priorità e non sono nel contratto di governo, ha detto appunto Matteo Salvini rispetto a Fontana, che è il neo ministro della famiglia e della disabilità. E adesso parliamo invece di quello che sono le opposizioni, naturalmente molto importanti nell'impalcatura dello Stato. A questo punto le opposizioni, soprattutto il Partito Democratico, è deciso a difendere duramente quelle che considera le conquiste degli ultimi anni, soprattutto in materia di diritti civili, contro un governo che viene definito di estrema destra e che è stato detto tra gli applausi dei partiti neofascisti dell'Europa intera. Ma anche Silvio Berlusconi con Forza Italia è determinato a non votare la fiducia a questo esecutivo, e Berlusconi oggi ha parlato di contraddizioni che sono in atto e di volersi assolutamente opporre ad ogni forma di pauperismo e di giustizialismo. No ad un governo che si regge su una maggioranza contraddittoria all'insegna del populismo. Dopo aver taciuto per giorni, lasciando che fossero i vertici di Forza Italia a dire no al nuovo governo giallo-verde, oggi è Silvio Berlusconi in persona, in un videomessaggio registrato in occasione della festa della Repubblica, a bocciare l'esecutivo Lega 5 Stelle. Ci opporremo al pauperismo, al giustizialismo, ad ogni atto che metta in pericolo i conti pubblici, il ruolo internazionale del nostro Paese, il lavoro e il risparmio degli italiani, la nostra libertà. La conferma del no di Forza Italia alla fiducia al nuovo governo. Poi l'appello a tutti gli italiani a scendere in campo per costruire insieme il futuro sulla base dell'esperienza e della competenza. Ci dobbiamo mobilitare per dar voce ad un'Italia che non può identificarsi né nel governo giallo-verde né nella sinistra. Conferma l'astensione invece Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Critica con il nuovo governo per la scelta del professor Tria all'economia. Dal punto di vista sovranista è un deciso passo indietro rispetto a Savona, dice Meloni. Sul fronte opposto, quello della sinistra, il ritornello non cambia. Siamo in trincea, siamo qui per ripartire, per difendere l'Italia e i risparmi dei cittadini da avventure pericolose, avverte Graziano Del Rio, anche lui impegnato a mobilitare i cittadini per difendere Europa ed Euro. Saremo vigilanti, verificheremo ogni misura del governo e impediremo scelte incostituzionali, assicura il capogruppo Dem alla Camera. Vogliamo evitare che Conte sia un pupazzo nelle mani di Salvini e di Di Maio. Ieri intanto il PD è sceso in piazza a Roma e a Milano per difendere la Costituzione e il presidente Mattarella, un'occasione per il partito guidato da Maurizio Martina per testare gli umori in vista della battaglia in Parlamento contro il governo giallo-verde, battaglia che il PD farà dai banchi dell'opposizione sperando che rimanga unito. Non c'era Renzi, che sarà però presente al Senato per il no alla fiducia, e non c'era neppure Gentiloni, impegnato nel passaggio di consegna a Palazzo Chigi, anche se il suo nome è risuonato in piazza fra i tanti bighe che lo invitano a rilanciare il partito, che da solo però non basta, come fa notare Carlo Calenda, fautore di quel fronte repubblicano in cui dovrebbero confluire anche le altre forze di sinistra. Sarà un'opposizione senza sconti in Parlamento, nelle piazze e sulla rete, promette l'ex presidente della Camera Laura Boldrini, Liberi e Uguali, scese in piazza ieri a fianco del PD. Continua da Bruxelles, tanto più adesso che l'Italia si è fornita di un nuovo esecutivo, il tentativo, lo sforzo di disinnescare quelle polemiche che si sono create negli ultimi giorni a causa di dichiarazioni di esponenti dell'Unione Europea. All'indomani dell'insediamento del nuovo governo è tornato a parlare d'Italia il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. Intervistato da una radio tedesca, ha invitato al rispetto per il nostro paese e mandato un messaggio neanche troppo velato alla Germania. Gli italiani, ha detto, percepiscono cosa è bene per il loro paese. Se la caveranno anche dopo questa crisi politica, certamente si può essere preoccupati, ma è un bene rispettare l'Italia.
Parole chiare, non equivocabili, come era accaduto con le precedenti dichiarazioni, mal tradotte, in cui, confermando il sostegno europeo, esortava il nostro Paese a lavorare di più per il Sud, a combattere la corruzione e la diseguaglianza. Nel corso dell'intervista Juncker ha ripetuto che non si devono impartire lezioni né calpestare la dignità di un Paese e ha ricordato come questo sia stato fatto con la Grecia da Paesi germanofoni nel corso della crisi che 8 anni fa ha portato Atene a dover accettare i piani di salvataggio della Troica. Ciò che è accaduto con la Grecia, ha detto Juncker, non deve ripetersi con l'Italia. Il Presidente della Commissione ha poi ricordato di essere pronto a lavorare insieme, non senza sottolineare però che il nostro Paese non deve lamentarsi delle misure prese a Bruxelles. L'Italia, ha detto, non ha subito procedure di infrazione per il deficit e, al contrario, ha goduto della flessibilità. Quindi il messaggio per tutti è chiaro, l'Italia faccia ciò che deve senza dare colpe all'Europa che finora l'ha sostenuto e tutti usino prudenza nel commentare ciò che sta accadendo a Roma. Parole che mirano a raffreddare gli animi e tranquillizzare i mercati che nei giorni scorsi hanno messo l'Italia nel mirino. E un messaggio è arrivato anche da Standard & Poor's. Non sono previsti effetti immediati sul rating sovrano italiano, si legge in una nota, anche se al momento mancano ancora dettagli sul piano economico e sul bilancio del nuovo governo. Ma sarà proprio quel piano a determinare la valutazione sul rischio del nostro debito. Anche la Spagna ha un nuovo premier, si chiama Pedro Sánchez, oggi è stato ufficialmente investito del suo ruolo dopo che Mariano Rajoy è stato delegittimato a causa di inchieste giudiziarie sulla corruzione che hanno coinvolto direttamente alcuni esponenti del suo partito popolare. Sánchez ha detto di volere cercare il consenso, naturalmente su di lui pesa tutta la difficilissima questione catalana e Sánchez ha anche detto di volere assolutamente mantenere l'impegno europeista del suo paese. Mattinata a casa del sovrano per Mariano Rajoy e Pedro Sánchez, convocati per un evento mai visto prima a Madrid. Nella cornice della Zarzuela, la residenza di Felipe VI, il re di Spagna appare sorridente accanto ai due protagonisti delle ultime ore di confronto sin qui parlamentare. Mariano Rajoy, leader popolare, è uscito sfiduciato dal Consiglio dei Deputati e deve ora passare le consegne di governo al più giovane avversario socialista che lo ha portato alla sbarra del Parlamento. Sánchez alle 11 in punto ha giurato nelle mani del re fedeltà al Paese. Lo ha potuto fare grazie alla cosiddetta sfiducia costruttiva, mezzo giuridico previsto dalla Costituzione iberica oramai da 30 anni ma mai applicato. Si legge: se chi sfiducia un governo è in grado di sostituirne Presidente e componenti, è dovere del capo di questo esecutivo bocciato dalle Cortes di passare la mano e al re di dare l'incarico a formare il nuovo governo, in questo primo caso al leader socialista, un economista 46enne giudicato rampante, sfacciato, comunque audace. Non si sarebbe potuta invece votare la mozione di sfiducia se sulla carta non vi fosse stata una maggioranza sostanziale. Il Partito Socialista di Sánchez, per far fuori il popolare Rajoy, ha raccolto intorno a sé una coalizione potenziale fatta di ben 6 alleanze tra Podemos, partiti nazionalisti e sigle minori, ma determinanti. In tutto 180 voti. Se così non fosse andata, Rajoy sarebbe rimasto costruttivamente al suo posto da sfiduciato, ma al massimo sino al prossimo anno e mezzo. E comunque, questo sembra essere l'obiettivo dichiarato di Sánchez: governare per i prossimi 18 mesi e poi provare a battere Rajoy nelle urne. Il governo Sánchez ancora non è ben delineato. I socialisti in minoranza al Senato contano solo 84 deputati alla Camera, numero esiguo per una navigazione tranquilla sino al voto. Servono dunque alleanze. Sánchez viene da 2 sconfitte nelle consultazioni del 2015 e del 2016. Cacciato dal partito, è stato riassunto per volontà interna e lo scorso 25 maggio ha sferrato l'attacco a Rajoy dopo le sentenze per corruzione contro alcuni esponenti del Partito Popolare. Temi sociali, sviluppo e impegni europei, gli argomenti di cui Sánchez sta parlando di più in queste ore, con un occhio particolare alla questione dell'indipendenza della Catalogna, una ferita di fatto ancora aperta, tema potenziale ancora esplosivo, con l'ex presidente secessionista Puigdemont in mano alla giustizia tedesca e i suoi compagni d'avventura tuttora in galera. Tema, quello catalano, parola di Sánchez, a cui si deve trovare una soluzione. Mancano ormai meno di 2 settimane al 12 giugno, il giorno in cui a Singapore Donald Trump e Kim Jong-un sembra proprio ormai quasi certo incontreranno per discutere sulla denuclearizzazione della penisola nordcoreana. Le diplomazie
dei due paesi stanno lavorando e anche l'organizzazione perché tutto ciò avvenga, grazie anche alla mediazione della Corea del Sud, di Seul, che potrebbe rivelarsi più che un mediatore anche un protagonista, visto che in tutto questo contesto si sta anche lavorando per il riavvicinamento, la fine ufficiale della guerra tra i due paesi, tra le due Coree, e anche proprio forse una addirittura riunificazione. Spero un giorno di poter togliere le sanzioni a Pyongyang. Le parole di Donald Trump fanno ben sperare in una soluzione positiva che potrebbe delinearsi già dall'incontro che fra 10 giorni si terrà a Singapore, che dunque è confermato quando il leader nordcoreano ed il presidente degli Stati Uniti siederanno allo stesso tavolo. La posta in gioco è alta, la denuclearizzazione della penisola asiatica, una questione di importanza mondiale che preoccupa da tempo non solo le nazioni direttamente coinvolte nell'area, ma tutta la comunità internazionale, mentre ci sono grandi aspettative anche per un altro possibile imminente vertice, quello fra Putin e Trump, al quale starebbe lavorando l'amministrazione di Washington. Al di là degli impegni in agenda e dei recenti avvicinamenti che hanno visto protagonisti leader di Seul e Pyongyang, sono le parole di Trump, sebbene caratterizzate da una certa cautela, a fare ben sperare. I colloqui saranno un percorso, ma alla fine avranno successo, ha spiegato, al termine dell'incontro con il vicepresidente di Pyongyang, Kim Jong-chol, che ha ricevuto alla Casa Bianca. Già questo faccia a faccia è di per sé un passaggio storico, perché è la prima volta da 18 anni che le sale della residenza presidenziale vengono aperte per accogliere un rappresentante nordcoreano di alto livello. L'inviato di Kim ha consegnato a Trump una grossa busta il cui contenuto è sconosciuto, ma il presidente americano ha definito la lettera molto bella ed interessante. Se da una parte dunque la riapertura del dialogo diplomatico sembra puntare a disinnescare una pericolosa escalation militare, dall'altra non si possono trascurare le accuse lanciate dal capo del Pentagono nei confronti di Pechino, alleato forte della Corea del Nord. Sebbene la Cina sostenga il contrario, ha spiegato James Mattis parlando da Singapore, dove è intervenuto al vertice sulla sicurezza, il dispiegamento dei sistemi di armi è direttamente collegato ad un utilizzo militare con lo scopo di intimidazione e coercizione. In questo scenario si inseriscono anche le indiscrezioni del Washington Post, secondo il quale l'amministrazione Trump avrebbe offerto alla delegazione nordcoreana di coprire le spese del viaggio del 12 giugno, offerta che Pyongyang avrebbe respinto ritenendole offensive. Ecco, ma il presidente degli Stati Uniti d'America è fortemente criticato dalla comunità internazionale per la sua politica economica di tipo protezionistico che appunto fa in patria. Proprio giusto ieri sono scattate nuove sanzioni che riguardano l'Europa, ma anche grandi paesi come il Canada, su materie prime importanti come l'acciaio e l'alluminio. Naturalmente sappiamo che l'Italia è seconda solo dopo la Germania per esportazione di acciaio. Tutti quanti dicono che una guerra commerciale non gioverebbe davvero a nessuno, neanche agli Stati Uniti. Al G7 si sta guardando all'Italia in modo positivo, dice il governatore di Banca Italia Ignazio Visco. È stata accolta bene la riduzione dell'incertezza politica, anche se bisognerà ancora monitorare i mercati. È stato positivo chiarire che non si tratta di una questione di euro o non euro, ma di come l'Italia sta in Europa e della capacità della nostra economia di riuscire a mantenere questa ripresa positiva. Secondo Visco, quindi, la formazione del governo Conte avrebbe tolto dal tavolo dei ministri finanziari uno dei due argomenti forti su cui i responsabili delle 7 principali economie mondiali si apprestavano a discutere. È rimasto quindi a dominare il dibattito a Whistler, famosa località sciistica canadese, l'altro spettro che in questi giorni agita i mercati mondiali, la guerra dei dazi scatenata da Donald Trump. 25% sull'acciaio e 10% sull'alluminio, motivati con ragioni di sicurezza nazionale. Protezionismo bello e buono, hanno risposto dai 4 angoli del mondo. Non capisco cosa voglia Trump, si è chiesto il primo ministro canadese Trudeau. Il Canada, insieme al Messico e Unione Europea, è tra i produttori colpiti dalle decisioni di Trump dopo la Cina. Nei nostri confronti gli Stati Uniti hanno 2 miliardi di surplus, semmai lo squilibrio è a favore loro. Così anche il Canada, come ieri l'Unione Europea, l'annuncio è arrivato da Federica Mogherini, ha deciso di fare ricorso al WTO, l'Organizzazione Mondiale per il Commercio. Così come l'UE intende portare davanti all'Organizzazione Internazionale anche la Cina con l'accusa di furto di proprietà intellettuale. Tanto per far vedere che trattiamo tutti allo stesso modo, ha aggiunto la Mogherini. Sulla battaglia per l'acciaio e l'alluminio però Bruxelles e Pechino sono dalla stessa parte.
Oggi nella capitale cinese è arrivato il segretario al commercio americano Wilbur Ross per proseguire le trattative, anche perché i rischi sono consistenti, dati alla mano, per gli stessi Stati Uniti, secondo la stampa economica, a cominciare dagli effetti delle ritorsioni europee che colpiscono un centinaio di prodotti americani. Insomma, questo G7 si mormora dietro le quinte, è stato in realtà un G6 contro uno solo, col segretario al tesoro americano Steve Mnuchin alla fine sotto assedio, che se ne sarebbe uscito con un parlate con Trump, cosa che tutti intendono fare al G8 dei leader che si apre la prossima settimana sempre in Canada. Esordio per il nostro nuovo premier Conte. Siamo arrivati al calcio con la nazionale italiana che sfortunatamente comincia con una sconfitta subita a Nizza contro la Francia. Una superpotenza da guardare, ammirare e possibilmente imitare. È la Francia attuale con ambizioni mondiali che ieri sera ci ha sbattuto in faccia tutta la sua qualità tecnica, ma non solo. Oltre all'impertinenza dei diamanti purissimi e costosissimi Mbappé e Dembélé, c'è un divario fisico marcato. A centrocampo Pogba, pur nella serata di luna storta, inesauribile Kanté e Tolisso hanno reso la vita dura ai nostri ragazzi, che hanno un deficit notevole di esperienza internazionale. Proprio per questo Mancini ha deciso di lanciare tre debuttanti che si devono misurare con un quoziente elevato di difficoltà. Caldara dell'Atalanta, Mandragora del retrocesso Crotone e Berardi del Sassuolo non appartengono al club di prima fascia e nel primo tempo l'emozione li ha bloccati. Il CT è convinto che sono le prove difficili ad aiutare il processo formativo. Sperare che i ragazzi che sono qua stasera o quelli che magari in questo momento non ci sono per motivi fisici o per problemi fisici o perché comunque eravamo tanti, possano giocare sempre ad alto livello, questo sicuramente li farà crescere. Mancini si lancia anche una previsione ottimistica: tra un anno potremo essere sullo stesso piano dei francesi. Adesso nei giudizi siamo ancora condizionati dall'eliminazione mondiale e probabilmente ancora più critici con gli azzurri del futuro. La mentalità da costruire è importante, abbiamo avuto la conferma a Nizza. Il CT ha usato chiedendo di essere propositivi, si è esposto al contropiede micidiale dei Galletti. Però gli azzurri alla distanza sono rimasti in partita senza affogare, hanno espresso il giusto temperamento anche di fronte ad errori evidenti. Tra tanti volti nuovi, Balotelli è il collante con il passato che ritorna e con un po' di maturità può aiutare i ragazzi meno esperti di partite ad alto livello. Tecnicamente sono piaciuti i movimenti in sintonia con Federico Chiesa. La prova coraggiosa del calciatore della Fiorentina conferma la sua crescita esponenziale. Balotelli e Chiesa si candidano ad una lunga convivenza. Per quest'ultimo intrigante è il possibile dualismo molto italiano con Lorenzo Insigne. In questa fase il lavoro di Mancini è ad ampio spettro, a cominciare dai portieri. Dopo Donnarumma e Sirigu toccherà Perin lunedì a Torino contro l'Olanda, gara che ci darà altre risposte importanti. Era la nostra ultima notizia, io vi saluto dalla linea Raffaella Di Rosa con TG Cronache e tante altre informazioni, in particolare si parlerà dei migranti, delle misure che il governo ha già deciso di volere intraprendere nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Allora sono le 13:55, vi ringrazio ancora per essere stati con noi, arrivederci.